La polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne dell'Azerbaigian per violenza, resistenza a un pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Olbia sono intervenuti nel centro cittadino, ove era stata segnalata una lite tra due persone. Una volta sul posto, gli operatori hanno rintracciato uno dei due contendenti, mentre l'altro si era da poco allontanato. Il primo dei corrissanti, un cittadino del Centro Africa di 20 anni, in evidente stato di ubriachezza, ha riferito di essere stato colpito da qualcuno, ma di non ricordare da chi. A poca distanza dal luogo della lite, in una piazzetta vicina, è stato rintracciato il secondo individuo, anch'egli in evidente stato di alterazione alcolica. L'uomo, identificato in seguito come cittadino azero, richiedente lo status di rifugiato, si è mostrato subito ostile ad ogni forma di controllo da parte degli agenti. Dapprima si è rifiutato di fornire i propri dati personali ed in seguito ha cercato di colpire gli agenti con pugni e testate. Tratto in arresto, l'uomo di 31 anni è stato condotto in commissariato in seguito, così come disposto dall'autorità giudiziaria, presso il carcere di Nukis. Quaranta piante tra arbusti e alberi, tutte rigorosamente tipiche della macchia mediterranea, sono state messe a dimora nei giorni scorsi nel parco di Via Venezia. L'iniziativa si è tenuta all'interno del calendario di eventi ideato dal comune di Sassari a ottobre per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici. Venerdì, dopo la conferenza Aree Verdi Naturali e Aree Verdi Cittadine, un bene da tutelare, curata dai Rotaract Club di Sassari, Sassari Nord e Sassari Silky Unis, in collaborazione con l'Agenzia Forestas e con il patrocinato del comune di Sassari, gli organizzatori e l'assessore all'ambiente e verde pubblico Antonella Luglier si sono spostati nel parco di Via Venezia, dove si è conclusa la piantumazione, iniziata nei giorni precedenti con la messa a dimora di un ulivo. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo funzionale svolto dal verde sulla qualità della vita della collettività. Ottanta atleti arrivati da diverse parti della Sardegna e circa 240 persone partecipanti, tra i quali amici e parenti, si sono ritrovati nello specchio d'acqua dell'Argentiera domenica scorsa per ricordare Gianfranco Sabino, il 44enne geometra sassarese, morto 2 anni fa durante una battuta di pesca proprio all'Argentiera. I pescatori sono entrati in acqua alle 8 del mattino e sono usciti alle 12.30 circa. Al termine della gara il pranzo, poi la pesata dei carniere, la distribuzione del pesce pescato ai partecipanti. Al pranzo, momenti di commozione quando la fidanzata Paola e il padrino Nino hanno affidato, circondati da un silenzio surreale, a quello stesso mare che Gianfranco amava tanto, una corona di fiori. Il tarassaco è una pianta medicinale perenne della famiglia delle Asteraceae, conosciuto anche come dente di leone o soffione, che cresce nei luoghi incolti di tutta l'Italia e in quasi tutti i paesi temperati del mondo, dove fiorisce da febbraio a maggio. La pianta è alta dai 3 ai 9 cm, ha una grossa radice a fittone, dalla quale si sviluppa a livello del suolo una rosetta basale di foglie munite di gambi corti e sotterranei. Le foglie sono di forma lanceolata e lobate con margine dentato. Il gambo è cavo, latiginoso, con all'apice un'infiorescenza giallo dorata, detta caporino, formata da due file di brattee che racchiudono il ricettacolo, su cui sono inseriti centinaia di fiorellini detti floscuri. I frutti sono acheni, provvisti del caratteristico pappo, un ciuffo di peli bianchi che hanno origine dal calice modificato, che agendo come un paracadute agevola col vento la dispersione del seme quando questo si stacca dal caporino. Il tarassaco ha proprietà medicinali conosciute sin dall'antichità. Infatti, tarassados in greco significa io guarisco. Anticamente in Sardegna il latice che scorre nel fusto del tarassaco veniva utilizzato per i problemi della vista e per rimuovere le verruche. Con i fiori del tarassaco si preparava un vino fortificante che veniva somministrato alle persone malate e convalescenti. La radice invece veniva utilizzata come sostituto del caffè, come quella della cicoria e dell'orzo. Nel Medioevo, per via dei suoi fiori gialli come la bile, si iniziò a usare il tarassaco come rimedio
rimedio del fegato e successivamente si riconobbe il suo potere diuretico e in seguito anche quello di curare rapidamente le ferite. Il tarassaco è utilizzato nella medicina tradizionale cinese come depurativo in grado di purificare il calore, eliminare le tossine e dissipare i noduli, con tropismo epatico, epatiti e gastrico, con proprietà di purificare il filtro renale e asciugare la spugna epatica. Il tarassaco contiene proprietà diuretiche, depurative, antietà e digestive. Le foglie vengono raccolte in primavera, si possono consumare anche fresche, in insalata e agiscono maggiormente a livello renale, mentre la radice si può utilizzare per i decotti, in quanto aiuta a ridurre il colesterolo nel sangue e agisce a livello epatico. Grazie alla presenza di tarassacina, il tarassaco facilita e migliora la digestione, aumentando la secrezione delle ghiandole dell'apparato digerente e stimolando la produzione di saliva e succhi gastrici e pancreatici. Esercita un effetto protettivo sul fegato, stimola la produzione di bile e facilita lo svuotamento della cistifellea. L'aumento della produzione di bile favorisce a sua volta i movimenti intestinali. Tuttavia, l'inulina contenuta negli estratti di radice ha effetti lassativi soltanto a dosi elevate. In quantità più moderate agisce invece come probiotico, cioè contribuisce al benessere della flora batterica positiva. I suoi flavonoidi agiscono a livello dei reni, aumentando la produzione di urine e facilitando l'eliminazione di liquidi in eccesso, tossine e sostanze di rifiuto. La medicina popolare consiglia il tarassaco come diuretico per depurare il fegato, contro i reumatismi, la gotta e la formazione di calcoli alla cistifellea. Il tarassaco stimola la secrezione biliare fino a triplicarne il flusso normale, regolando la funzione biliare, di conseguenza regola anche le funzioni intestinali. Per quello spesso viene utilizzato come blando lassativo. Principi amari del tarassaco servono per migliorare la funzionalità digestiva ed epatica. In Sardegna le foglie e le radici vengono utilizzate in cucina perché, grazie alla ricchezza dei suoi componenti, può essere considerata una verdura molto utile all'organismo. Infatti, una porzione media di insalata, circa 50 grammi, fornisce tante vitamine e minerali. Le foglie, infatti, sono ricche di provitamina A, vitamina C, vitamina del gruppo B, alcuni minerali come il calcio, ferro e agenti antiossidanti, circa il 3,5% di fibre. Inoltre la presenza del potassio lo rende un valido diuretico. Il tarassaco viene consigliato in caso di insufficienza epatica, disturbi del fegato e della bile, di acne ed eczemi, nella ritenzione idrica, sovrappeso, intossicazione alimentare. In Sardegna il tarassaco è conosciuto anche coi nomi Zangone Riestu, Camingioni, Giccoria Burda. Amici di TeleG, buongiorno a tutti. Oggi nella nostra rubrica TeleG in radio ci occuperemo di teatro. Sono venuti a trovarci qua due belle persone della compagnia Teatro Sociale Paco Mustela e loro sono qua perché venerdì 25 ottobre al Teatro Verdi ci sarà una nuova commedia che verrà presentata. Alla mia destra ho Renato Cubo, che è l'autore. Cubo è uno pseudonimo, lo possiamo tutto anche dire, che è l'autore, colui che proprio ha scritto questa bella commedia. E invece alla mia destra abbiamo Pierangelo Sanna, volto conosciuto in palcoscenico, che ne curerà la regia. Come si intitola questa commedia? La commedia si intitola La famiglia Trampa, con un sottotitolo ancora più particolare, Pigliemmosi l'America. Allora, partirei da te, Renato. Ok, pronto. Allora, spiegami un po' cosa ti è venuto in mente a scrivere, da che cosa è nata questa situazione. Vorrei prendermi tutti i meriti, però la scintilla è di Leonardo Marras, che un giorno, mentre stavamo parlando di tutt'altro, come accadono poi queste cose, di un progetto che poi quello non si è fatto, e questo fortunatamente sì, lui è stato il primo ad associare il nome Trampa, o questa specie di cognome che poteva essere, al fatto che
Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, poteva essere appunto un parente di uno di questi personaggi, e quindi mi ha lasciato completamente carta bianca e mi ha detto: se vuoi, io sto in una compagnia. E io gli ho detto: assolutamente no, sto facendo tutt'altro, non c'ho tempo. Ma mi ha instillato il verme da qualche parte dentro. E dopo ha seminato bene, Nardo, lo salutiamo perché sicuramente grazie, Leonardo, ci sta seguendo. E alla fine è colpa sua, quindi poi mi sono messo e sai, inizia a strutturare un po' la cosa, e da un personaggio è diventata una famiglia Trump direttamente. Da cosa nasce cosa, l'ho portata a Pierangelo grazie a Leonardo, e va a finire che venerdì la vedremo al vero. La prima, ma Trump mi sa tanto disse, dobbiamo dirlo in sassarese, di tramposo. Tramposo. È così? Sì, sì. Quest'uomo è fiero, il capofamiglia, il protagonista della commedia, è fiero del suo cognome, perché lui è tramposo da tante, tante generazioni. E proprio in nome della sua tramposità, allora cerca di ideare l'ultima trampa, che è quella appunto che lo vede protagonista insieme purtroppo a tutta la sua famiglia, che insomma farebbe ben altro, e scopre di avere appunto questi, un lontano parente che era partito per gli Stati Uniti d'America tantissimi anni prima, che guarda caso ha un cognome che ricorda qualcuno, no? E quindi da lì nasce tutta una storia, insomma, dice, piena gira gira Donald Trump è parente Donald mio. Trump è un me cugino. E vorrebbe andare in America, è un me cugino. Vabbè, c'è mio cugino, è partito, presidente, è partito per prendersi l'America naturalmente. Nella consuetudine della tradizione della commedia sassarese, sarà una commedia divertente. Questa commedia è votata proprio al divertimento, è divertimento puro. Renato è riuscito a creare delle situazioni comicissime, per cui guarda, lo dico davvero, è da tanto che faccio teatro, da attore navigato, da attore, da regista che da tanti anni porta in scena tante commedie, ecco, questa davvero come non mai, questa volta si va a teatro per ridere, per il divertimento puro. Peraltro ha riscoperto tutta una serie di modi di dire del sassarese che sono davvero nostri e che ritornano, no? nella commedia, e davvero creano davvero quell'attesa di comicità che insomma è nella commedia c'è. Ma insomma, è di Sassari, sì, non è che ce lo ritroviamo. No, non è di Sassari, no, purtroppo no, lui è di Porto Torres. Però mi sarei meravigliato di più se fosse stato, che ne so, Logudore, no, o di Bolzano, di Cuneo, no, di Porto Torres. C'è anche una bella novità in questa commedia, perché sarà una di quelle poche volte dove magari è stata inserita anche qualcosa di musicale. Esatto, e qua sono stato parecchio fortunato, nel senso che sarei stato già solo contento per la commedia, o già solo contento di scrivere una canzone sassarese con Gino Marielli e Tazenda. Invece va a finire che non solo c'è la commedia, ma ci sono anche due canzoni scritte, inedite, ovviamente. Inedite completamente, ormai sono inglobate, grazie a Pierangelo, dentro la commedia, e ovviamente sono a tema trampa anche queste. E tra l'altro sono completamente diverse, cioè se uno è più cionfraiola, senza mai scadere nella sassareseria, poi perché di quelle, grazie a Dio, ne abbiamo avute tante. La sassareseria, con l'accezione negativa della sassareseria. Esatto, intendevo questo, sì. Ma volevo capire, tu ti sei occupato dei testi, anche dei sì. brani, che esatto. poi ha musicato Ginetto. Sì, poi il nostro modus operandi con Gino è sempre un po' particolare. Molto spesso lui mi manda dei provini che sono cantati, però tipo in inglese maccheronico, tutto one as gamps, che non vuol dire niente. E lì io ci scrivo sopra il testo, che poi, come è accaduto per l'ultimo singolo di Tazenda, in italiano, inglese, logudorese, e per queste canzoni in sassarese, che è un'operazione difficilissima, perché questo one as gamps è bellissimo, nel senso che metricamente è perfetto. Costruirci lì una storia, comunque farlo combaciare, non è facile, e soprattutto avere il tema della trampa, che era il leitmotiv. Ma questi brani verranno eseguiti dal vivo oppure su base musicale? Cioè non verranno eseguiti lì, non ci sarà Ginetto che suona e tu che canti magari? No, io non canto mai, io sono autore, però abbiamo inventato una via di mezzo alla fine, quindi... Sì, ci sarà, però qui mi costringi a dire proprio... No, allora, no, era la promessa.
promessa, lasciamo proprio, la produzione non vuole. Prendetela come una mia semplicissima curiosità, no. Quindi non voglio assolutamente togliere quello che lasciamo è al pubblico la sorpresa, il pathos teatrale, quindi no, non diciamo neanche che ci saranno comunque, tre Ginetto... omicidi, no, non diciamo. Però Gino ci sarà. Ginetto sarà presente in scena, ecco, questo lo possiamo dire. Ci ha dato la grande opportunità di portarlo sul palcoscenico con questa commedia. Insomma, vi state accaparrando, sì, voi con la vostra compagnia, sì, il gotha di quello che sono Nardo Marras. Nardo ormai lui ha esordito con voi. Felicissimo peraltro di questo. Sì, mi ha anche raccontato personalmente, questo lo posso dire, intanto non nascondo niente, mi ha anche raccontato che si è divertito tantissimo e che mai e poi mai avrebbe pensato alla sua veneranda età di 37 anni di dover finire a fare l'attore in vernacolo. Quindi il problema di Nardo è appunto che alla sua veneranda età di 37 anni continua a fare tantissime di quelle cose, per cui insomma è sempre difficile riuscire non è detto che ci sarà venerdì, a però è meraviglioso, magari arriva al secondo atto, arriva in ritardo, non lo sappiamo, sarà questa una delle sorprese. Ci sarà Nardo è sempre in movimento, è sempre uno che io non l'ho mai visto fermo un attimo, sempre in giro, va via. Io dico sempre che secondo me non muori, manco così ammazzami. È vero, qui sarà la base. Sicuramente sì. Bene, allora ricordiamo la famiglia Trampa, Pigliemmo Zira America. Oh, se si riesce a prendere l'America, mi raccomando, ricordatevi di noi, portateceli un pezzetto anche qua. Venerdì 25 ottobre alle ore? Alle ore 21. Alle ore 21 al Teatro Verdi. Quindi stiamo andando verso il sold out, per cui insomma le vendite, grazie a Dio, stanno funzionando bene, per cui insomma sbrigatevi, andate al botteghino, ecco, piuttosto, telefonate al, se volete al potete di anche dire se c'è una prevendita. Se c'è una prevendita, ecco, c'è dove? Anche al botteghino, c'è del al botteghino del Teatro Verdi, oppure abbiamo nelle locandine, c'è un numero di riferimento di cui adesso non ricordo proprio il nome, per cui insomma va il bene. Numero però sì, stiamo sono rimasti posti in piedi, rimarranno alla fine, sì, come sì, entrano, sì, noi sistemeremo bene. Posti in piedi per i più tramposi, sdraiati. I più tramposi non pagheranno, riusciranno a infatti questa è una maniera. Domanda che ti volevo fare, ma i tramposi, quelli veri li stiamo tenendo, hanno una scontistica particolare, in realtà, di qualche beneficio, assolutamente sì, un posto privilegiato sì. Il più tramposo sono io, che l'ho scritto proprio per poi non pagare il biglietto, infatti come lo chiamiamo? Settore Trampa. Sì, settore settore Trampa. Va bene, io ringrazio allora Renato, ringrazio Pierangelo, grazie, vi faccio grazie. I miei migliori auguri per questa manifestazione, per questa commedia. È il primo lavoro che scrivi? Sì, la prima commedia teatrale in lingua turritana. Pensi che ci abbia preso gusto e che secondo continuerà? Me sì, ho paura che ci sarà una bella ma che sarà la seconda puntata di Trampa, vediamo un attimo insomma. Vabbè, che cosa può succedere per par condicio potrà farne uno contro il dittatore coreano. Sì, se inizio a partire così ne scrivo la trentina, ne a quel punto lì materiale, grazie a Dio, la famiglia Yo-Yo come potremmo far diventare Trampa davvero un personaggio seriale. Esatto. Faremo quindi una serie. Poi magari gli scontri con non fate così perché ci piglio gusto, veramente sono fatti i vostri, poi vediamo se poi dirai che l'idea te l'ho data io. Intervisterà Leonardo Marra se dirà che l'idea era tu. Ci sta. Bene, allora ragazzi, tanti grazie. Auguri grazie. In grazie. Bocca al lupo grazie. Quindi venerdì tutti al Teatro Verdi, venerdì 25 ottobre alle ore 21 per seguire La famiglia Trampa, Pigliemmo Zì l'America. Dopo aver ringraziato i nostri ospiti, io come sempre vi ricordo i nostri contatti, telefonateci se volete al 26 11 50, se volete inviare una mail fatelo all'indirizzo info@telegi.tv, se invece vorrete vedere tutti gli archivi dei nostri telegiornali, il nostro sito internet è sempre quello www.telegi.tv. Ricordatevi inoltre che sul canale 115 l'informazione è completa, 24 ore su 24 i nostri telegiornali a rotazione. È proprio tutto, grazie ancora, grazie a te. Buon proseguimento di trasmissioni.
Dal 17 settembre al 22 ottobre, presso la Sala Sassu, la musica di Johann Sebastian Bach, tra pianoforte e clavicembalo, organo e percussioni. Festa San Giuda Taddeo, chiesa di Sant'Antonio Abate, Servi di Maria, venerdì 25 ottobre avrà inizio il triduo in onore di San Giuda Taddeo, il santo dei casi disperati e della purezza. Sabato 26 ottobre a Palazzo di Città, la frumentaria presenta Diauru e Dinà, due atti di Giuseppe Falchi, regia Anna Santona Porcheddu. Il 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Verdi di Sassari, la Vamiria Drampa presenta Pigliemmuzi l'America, due atti di Renato Cubo. L'Istituto Tecnico Industriale Angeli di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi: elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angeli Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioi@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. La SD Larus Club organizza la Canna d'Oro 2019, 35esima edizione, dal 31 ottobre al 3 novembre. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. E in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV.